Rispetto per il lavoro della magistratura, ma amarezza e indignazione per le polemiche strumentali delle opposizioni, brave secondo il PD solo a fare denunce e non a portare proposte. Il Partito Democratico Abruzzese fa così quadrato al fianco del Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, oggi al centro di alcune inchieste. Io penso che non sia questo il modo di fare opposizione e che al contrario noi dobbiamo caricarci di dare risposte, soluzioni alle questioni che sono appese e che ritengo debbano essere aggredite. Come si fa a fare una nota all'ANAC nella quale non viene mai citato il grave tema della vulnerabilità sismica di quella struttura? Come si fa a fare una nota nella quale non si cita che intervenire sull'ospedale di Chieti è davvero una necessità per la gente e per le comunità? Come si fa a scrivere una nota e a non riprendere l'appello dei medici di oggi, che è, mi pare, lapalissiano, ovvero tre quarti dell'edilizia sanitaria abruzzese purtroppo è datato 40 anni, è datata di decenni e quindi costruita in un'epoca nelle quali le norme sismiche erano di altra natura. Ebbene, di tutto questo, in quella nota non c'è traccia, ma si dice soltanto sarebbe più conveniente fare un mutuo e non è quello il modo migliore per poter realizzare l'ospedale. Sappiamo tutti che è più conveniente fare un mutuo, ma io credo che i consiglieri regionali, anche quelli dei 5 Stelle, sanno a memoria che la capacità di indebitamento in questa regione è pari allo zero. Ma per evitare, diciamo, ulteriori diffidenze, ho scritto come assessore al bilancio una nota al Dipartimento delle Risorse dicendo: mettetemi per iscritto qual è la capacità di indebitamento di questa regione.